Volevo sottolineare l'importanza di questi dati e di questi numeri, è che si sta accorciando sempre di più la distanza generazionale e, come dico sempre, chi lavora con l'età evolutiva lavora sempre nel futuro e quindi c'è un po' l'obbligo di stare nel presente con lo sguardo al futuro, stare dentro queste realtà, perché certamente alcune immagini sono forti ed è tanto importante essere dentro la cultura dei ragazzi, la virulenza delle loro immagini, altrimenti il ragazzo si sente non contenuto, no? Cioè, se il ragazzo arriva con queste immagini forti, come può essere anche la descrizione di alcuni momenti di cutting o altro, e sente che c'è un'impressione dell'adulto, non riesce ad essere contenuto. Ed è tanto importante anche che chi lavora con gli adolescenti entri dentro proprio la cultura di questi gruppi, c'è emo emo, c'è cutter e cutter, ed è importante differenziare, perché questo a volte aiuta a indirizzare il ragazzo, aiuta a dare un senso profondo a quello che sta facendo. È una cosa il parkour, è una cosa il balconing, no? Cioè, ed è importante a me è capitato una cosa che tengo sempre a mente con una ragazzina di non ancora 13 anni che stava passando, la vedo la prima volta in consultazione, mi colpisce l'abbigliamento, la modalità, assolutamente emo, diciamo, era quell'emo di qualche anno fa, quello col righettato, che non è proprio dark, insomma, che però c'è il... E mi colpisce subito, cioè... si veste in modo da colpire, non è che colpisce me, insomma. E insomma viene fuori, poi questo si scoprirà in tutto il seguito della storia, che figlia unica di genitori che stanno vivendo una crisi molto forte di anni, una mamma che sta tanto male. Ma la cosa che voglio segnalare, tutto questo è storia terapeutica, è che questa ragazza, cioè, era entrata in un gruppo, ci sono vari gruppi, e questa ragazza era entrata tra l'altro in un gruppo di ragazzi molto più grandi, e io ho avvertito veramente l'enorme pericolosità della questione, al di là del fatto che poi discutiamo insieme della cultura emo e cerchiamo di capire. Quindi è stato molto importante che io conoscessi la differenza dei gruppi per poterle dire, però mi sembra che stai... per farla parlare di quali erano i motivi per cui lei aveva scelto di essere emo, e per dirle però mi sembra che questo gruppo che stai frequentando porti avanti dei valori che sono un po' diversi, mentre ci sono altri gruppi che portano avanti e sono più vicini a quello che tu stai facendo. In realtà stavo veramente crepando di paura, perché era un gruppo, una frangia estrema che si incontrava in un certo, e una ragazzina di 12 anni e mezzo non ce la può fare con ragazzi di 20 anni. Quindi voglio dire, è tanto importante sapere queste cose, non perché noi dobbiamo fare gli educatori o okay, che, però è evidente che una ragazza che sente, che io so di che parla, che conosco la sua cultura, mi ascolta, dopodiché inizierà il nostro percorso terapeutico, per cui lei sceglierà di diventare ciò che vorrà, ma insomma ciò che può e ciò che desidera diventare. Però è anche vero che questi ragazzini sono tanto tanto a rischio, e queste situazioni di cui abbiamo parlato, diciamo, è il senso profondo di uno sportello, poi è quello di prevenire danni maggiori e andare a cogliere quei ragazzi che veramente non sarebbero ascoltati, perché non sono figli di famiglie che li porterebbero in situazione esterna. Quindi è un lavoro estremamente importante, e il fatto di avere tutti, il motivo per cui facciamo costantemente questionari, alcuni utilizzandoli dei questionari esistenti, altri inventandoli, è perché ci rendiamo conto come 3 anni dopo sono già un po' datati e come bisogna stare al passo. Cioè, quando noi sottolineiamo l'importanza dei numeri, per
perché dire 2000 ragazzi quest'anno ci hanno detto questo, che dobbiamo aggiungere alla nostra conoscenza, come altro ci dobbiamo meglio assestare per poterli accogliere. Questo credo sia un dovere di chi lavora nell'età evolutiva, insomma, essere sempre... Andandoci ad assestare su vari livelli socioculturali, quindi cioè abbiamo una panoramica che poi riflette una panoramica reale della società, e questo anche è molto importante. Non è che i questionari vengono concentrati tutti in un'unica scuola, in un'unica zona, perché noi abbiamo visto con l'esperienza che abbiamo dalle scuole di periferia alle scuole centrali che i problemi poi alla fine sono abbastanza in realtà analoghi, a volte vengono espressi in maniera diversa, ma il nucleo spesso e volentieri è sempre lo stesso. Tu dici il nucleo, questo è importantissimo, Flavia, perché diciamo tutta questa esperienza ci permette di dire sono problemi analoghi espressi in forme differenti. Quello che succede se non si ha questo polso è che si rischia di considerare immediatamente gravissimo un problema che si esprime con un linguaggio che non è quello solito delle scuole centrali, e quindi il ragazzo viene penalizzato più di quanto dovrebbe. Cioè un conto è carino fare karate nelle scuole centrali, un conto in alcune zone periferiche dove significa fondamentalmente imparare a massacrare l'altro. Quindi diciamo questo è proprio importante, cioè riconoscere l'universalità del tema pur nelle sue diverse forme e non fermarsi a considerare la gravità in base all'entità del gesto, ma correlarla con tutto il resto. E questo è il lavoro che dicevi all'inizio stamattina, che cosa vuol dire fare un ascolto che è un ascolto non perché sennò dovremmo dire tutti i ragazzi che si tagliano sono patologici, tutti esatto. I ragazzi no? Arrivano, a noi sono arrivate intere classi di ragazzi che si tagliano, no? Abbiamo avuto anche dei casi l'anno scorso di tentato suicidio legato al cutting, quindi insomma un fenomeno che tra l'altro ha molto preoccupato anche i docenti e gli insegnanti che si sono trovati a volte di fronte a queste realtà. Ci è capitato in più di una scuola l'anno scorso questo, no? E che è successo? Che poi in una classe si è verificato quello che si chiama il contagio emotivo, cioè gli altri ragazzi hanno cominciato a tagliarsi anche loro, no? Allora la dottoressa Gelli spiegava bene, mi pare che era la dottoressa Gelli, che per noi è importante anche come si fanno il taglio, dove se lo fanno, quante volte l'hanno fatto, perché noi da lì riusciamo a capire. Non è detto che allarmiamo subito un genitore perché il ragazzo ci ha detto che ha fatto questa esperienza, perché con gli strumenti che abbiamo noi, che però questa è una peculiarità del nostro modo di lavorare, siamo tutti psicologi e psicoterapeuti, o quasi, nel senso che siamo insomma agli ultimi anni o all'ultimo anno proprio della specializzazione, noi abbiamo degli strumenti per riuscire a capire se il gesto ci deve realmente preoccupare o se comunque è un segnale che va accolto, ma che in realtà può essere lavorato anche nell'ambito di uno sportello. Quindi se è necessario un invio, una preoccupazione immediata rispetto all'adulto, al genitore, o se invece ci possiamo prendere un po' di tempo e aiutare noi ragazzi a risolvere questa problematica. È la differenza, diciamo, sono stati un po' sottovalutati gli sportelli d'ascolto. Gli sportelli d'ascolto necessitano di personale preparatissimo, cioè proprio perché c'è una velocità di risposta, c'è una creatività da dare, e quindi ripeto, la differenza è se è uno sportello di informazione o di ma diciamo se uno sportello d'ascolto vuole essere una risorsa, e per questo facevo la specifica stamattina di dire per noi il lavoro nella scuola inizia e finisce nella scuola, occupandoci degli invii ad altre strutture proprio per non fare problemi di sovrapposizione, essendo noi un istituto che si occupa di terapia, ma quindi oltre ad essere una scelta di tipo etico è proprio però una scelta professionale, perché significa, diceva Bion, l'arte della terapia è fare il meglio col poco che c'è, è come posso fare al meglio con quei pochi incontri, come posso, però questo presuppone il discorso che faceva Flavia, presuppone che io so benissimo che cos'è.
se è la tematica adolescenziale conosco la psicopatologia e posso definire che questa manifestazione non è così grave, me la tengo per alcune situazioni, me la tengo per un po' di tempo e poi la vado a verificare e magari si è risolta e poi dopo decidiamo pure che lo diciamo ai genitori a tematica risolta o non lo diremo mai o quello che sia, però dobbiamo avere questa certezza, altrimenti se non c'è questa consapevolezza il rischio è di fare danni. Però chiediamo se ci sono domande, io mi stavo togliendo, se ci sono cose che volete che siano maggiormente chiarite o... Devo dire che sono state molto chiare. Purtroppo sì, in realtà è un fenomeno in aumento ed è molto legato anche appunto al fenomeno del contagio, per cui i ragazzini ne parlano fra di loro, esistono dei siti, dei blog terrificanti legati a questo tema, che noi insomma poi ci siamo andati a studiare proprio perché abbiamo avuto una serie di situazioni pesanti, dove peraltro noi avevamo già attivato anche i genitori, questo ci tengo a dirlo, proprio perché avevamo capito la difficoltà e la differenza, la gravità, sì, e la differenza fra il ragazzetto che viene per dire ma fammela provare questa cosa, ma per loro il taglio, a parte c'è una reazione proprio fisica nel momento della fuoriuscita del sangue, di endorfine, proprio vengono rilasciate una serie di endorfine, quindi c'è proprio una situazione di piacere fisico che loro provano, ma... fisiologico, sì. C'è anche proprio un diciamo che la ferita, il concentrarsi su questo gli permette di non pensare ad angosce molto più profonde e ancora più dolorose di questi tagli. Per loro in realtà è un sollievo, loro ti dicono io non posso non farlo. Perché non posso. Forse un massimo di impulsività non contenibile. Esatto. Che non trova una fuoriuscita in un'immagine mentale, non trova una concrezione in un'immagine mentale e allora diventa un'azione sul corpo. Esatto, non è una percentuale altissima per fortuna, però sicuramente è in aumento, è in salita. Allora, soprattutto noi abbiamo riscontrato il fenomeno soprattutto nelle medie che colpisce, perché uno l'avrebbe pensato più facilmente nei licei e nelle superiori, invece soprattutto nelle medie, che non vuol dire che non ci sia anche nelle superiori, ma sicuramente c'è uno strascico decisamente minore. Noi la più alta concentrazione l'abbiamo avuta quest'anno e nelle medie e in diverse scuole, questo ci ha fatto pensare, insomma, non è che è successo in una... Beh, era 13 il film che uscì, perché subito dopo il film noi abbiamo avuto tutti i ragazzi, i genitori che hanno cominciato a pensare, ci fu per 2 mesi, avevamo richieste di consultazioni per casting altissime, ma parliamo, sarà datato almeno 8 anni il film. E però era appunto 13, quindi riguardava proprio la fascia delle medie, perché era, esatto, da lì 13, che era 14 venuto, in America era molto forte nell'età dei 13, 12, 14 anni, quindi la fascia delle medie. Il libro e il gruppo si chiamano Rosso Sangue, sì, che approfondiscono, diciamo, che si scambiano, no? Come blog, diciamo. Blog era Urlo Rosso Sangue. Urlo Rosso Sangue, una gamba assolutamente. E questa è un'altra cosa che appunto su cui noi ci documentiamo, di cui chi lavora con i ragazzi deve essere al corrente, di tutto quello che questi ragazzi si scambiano sui siti e tutto quello che imparano. E anche come imparano a nascondere agli adulti, no? Come il sito per l'anoressia proana, dove si spiega come fare per non far capire agli adulti che sei anoressica, che stai rifiutando il cibo, per cui
parlo da persona grande, quello che fino a 7-8 anni fa dicevo ai genitori come prima verifica ormai non serve più, perché lì c'è proprio, sono tutte le regole per non far accorgere agli adulti. Quindi quelle che una volta erano le cose che per noi erano delle indicazioni da dare ai genitori non funzionano più, bisogna che ne troviamo altre. No, questo è perché c'era proprio il senso che volevo dare con questa comunicazione, è come se non si sta al passo, si rimane veramente desueti, no? Perché nella relazione con l'adolescente noi siamo sempre nell'equilibrio tra senex e puer, e dobbiamo essere abbastanza puer da sapere le cose e abbastanza senex da poter rimettere un pensiero. Che se non sappiamo questa cosa continuiamo a dare le nostre saturnine indicazioni, peccato che quelli ci mettono in tasca, no? Perché sono su un altro pianeta, quindi è questo che spinge. E devo dire che tutto questo lavoro online, lo dico per me che appunto sono non solo pre-digitalica ma anche preistorica, è stata una cosa straordinariamente importante, il tipo di linguaggio, il tipo di richieste. Quando sono arrivati i primi messaggi sulla sessualità eravamo assolutamente basite nel tipo di domanda che veniva fatto, come un diciottenne può fare una domanda così, che in realtà è una domanda da dodicenne, no? Però lo si capisce come un bisogno. Anche trentenni, perché poi ci sono arrivate domande anche da trentenni. No? Quindi proprio questo bisogno enorme che hanno questi ragazzi di avere un interlocutore, di avere la prima estate, è stato incredibile, le lettere che sono arrivate, dice mannaggia sta per arrivare agosto, che non ci vedremo, come faremo, no? Cioè questo voler dare, che sembra questa grande discontinuità dei ragazzi, e invece erano loro a chiedere la continuità, no? Quindi appunto non partire con i pregiudizi, ma stare sempre lì, e tutto, quanti contatti hai detto, 1.500.000, quanti sono un numero esorbitante, che però, come dire, ci fa rimanere sempre nell'ottica di pensarla in modo nuovo, no? Arriva sempre una cosa in più che non ci aspettavamo, che rimettiamo in ciclo, e si vede come poter gestire.